nostra amica Simona Coppola, che ci parlerà di una cosa di cui io non so assolutamente nulla, per cui sarò lieto di apprendere. Grazie Claudio, ringrazio te, ringrazio il nostro direttore Luca per aver pensato alla realizzazione di questo convegno, di questa conversazione sul diritto dei trasporti. E il diritto dei trasporti in un mondo che cambia è stato un titolo che, quando è stato sottoposto a noi i relatori, ci è piaciuto molto, ci ha entusiasmato. Evidentemente ha creato in ognuno di noi un'idea, un pensiero diverso. Ognuno di noi ha visto in questo titolo, evidentemente ha avuto, questo titolo gli ha evocato qualcosa di differente. Per quanto mi riguarda, il mondo che cambia per me, per noi tutti, per eccellenza, proprio il mondo dei trasporti. Sono in continua evoluzione, tutto è in continua evoluzione, ma i trasporti devono essere necessariamente veloci per essere efficienti. Quindi proprio la velocità è quella a cui questo titolo mi ha fatto pensare. Se pensiamo alle prime navi che trasportavano merci, ci rendiamo conto che chiaramente le navi sono state rese sempre più veloci. C'è stato un periodo in cui si è teso a rendere le navi più veloci per rendere i trasporti più veloci. Poi si sono resi più grandi, più capienti, proprio per facilitare il trasporto di più merci sulla stessa nave. Dopodiché le navi abbiamo dovuto rallentarle, perché abbiamo dovuto diminuire la velocità per salvaguardare l'ambiente, ma soprattutto abbiamo dovuto diminuire la velocità perché il prezzo del bunker è aumentato, le navi quindi oggi vanno più lentamente rispetto a quello che facevano qualche anno fa, quando il prezzo del bunker era leggermente inferiore. Questo fa bene all'ambiente, ma decisamente penalizza la velocità nei trasporti e quindi l'efficienza stessa dei trasporti. Gli operatori del mare quindi hanno comunque, continuano ad avere l'obiettivo di rendere tutto più veloce. Il principio della velocità e dell'efficienza nel trasporto è un principio con cui costantemente devono confrontarsi. La velocità nella scaricazione delle merci è stato in realtà un principio e è stato un obiettivo che ha fatto arrivare il mister Malcolm McLean nel 1937 a un'intuizione geniale che ha rivoluzionato completamente i trasporti marittimi. Questo signore era un autotrasportatore del North Carolina che in uno dei trasporti che fece appunto nel 1937 si rese conto che aveva dovuto attendere 2 giorni perché il suo carico di... il suo carico di cotone fosse... La scaricazione del suo carico di cotone fosse completata. E allora pensò: ma non sarebbe più facile, invece di utilizzare gli uomini che scarichino il cotone, mettere direttamente tutto il mezzo sulla nave? Non si farebbe più velocemente? Questo non avrebbe un impatto più positivo sulla velocità delle operazioni di scarico e quindi sull'efficienza del trasporto? Malcolm McLean appunto è stato l'inventore del container, di quella che è stata definita poi diversi anni dopo, molto, molto recentemente, da Mark Levinson, che è stato un caporedattore del The Economist e che ha scritto proprio un libro molto, molto carino sul container, intitolato The Box. Mark Levinson definì il container come la scatola magica, dicendo come il mondo fosse diventato più piccolo e l'economia più grande grazie all'uso del container. Il container è stata veramente una rivoluzione nei trasporti. La prima nave caricata con dei container all'epoca di 33 piedi fu proprio caricata da Malcolm McLean, che poi da autotrasportatore fece tanto, evidentemente era una
persona molto intelligente, fece tanto successo, quindi riuscì ad avere una propria agenzia marittima, una propria nave, e fu la, la nave Ideal X che nel 58 fu caricata con 56 container da 33 piedi. Questa è stata sicuramente una rivoluzione, sicuramente qualcosa che ha reso molto più efficienti la caricazione e la scaricazione delle merci, quindi più veloci anche le operazioni portuali, a scapito forse in parte dei camalli che hanno perso nel frattempo un po' di lavoro in questo senso, ed è stato sicuramente un grosso passo avanti che, se ci pensiamo, ora noi siamo abituati a vedere queste navi portacontainer gigantesche, non è un cambiamento epocale, ma che non risale neanche a tantissimi anni fa, se pensiamo alla prima nave nel 56. Non è certamente stato un cambiamento sufficiente, cambiamenti, ripeto, sono sempre necessari, la velocità è sempre il principio che regola in particolare il momento storico che stiamo vivendo. Ci si chiede, siamo al passo con i tempi, dobbiamo essere più veloci, cosa possiamo fare per essere più veloci? C'è stato uno studio recente posto in essere dall'associazione Spediporto e Assaggenti di Genova, che ha dato luogo a un convegno di circa un mese fa, in cui appunto questi operatori si sono confrontati, perché il loro obiettivo era quello di unire le forze per fare in modo di proporre Genova come il porto di arrivo di tutto ciò che riguarderà l'Expo 2015, quindi di diventare il porto di Milano fondamentalmente. È un progetto che di cui si parla da molto, forse inizia a concretizzarsi, e nell'ambito di questo studio fatto da questi operatori del mare è emerso che per essere competitivi bisogna evitare i ritardi imprevisti. Quindi la cosa ha incuriosito molto anche me. Non i ritardi in assoluto, ma i ritardi che non possono essere previsti. Lo studio partiva da una considerazione economica molto semplice, se vogliamo, ma anche molto intelligente, per cui per un'azienda avere un magazzino troppo pieno di merce vuol dire immobilizzare del capitale, quindi un danno. Allo stesso tempo avere un magazzino vuoto vuol dire perdere dei clienti. Quindi quello che è importante per un'azienda non è che la merce arrivi prima attraverso una tratta o dopo attraverso una tratta, o comunque non è fondamentale. È fondamentale poter stimare gli imprevisti, quindi poter stimare quando quella merce orientativamente arriverà nel loro magazzino o uscirà dal loro magazzino. Quindi da questo studio, prendendo un'ipotetica tratta Singapore-Milano, emergeva che attraverso le varianti, quindi sia da Genova che di Anversa, dicevo, lo studio partiva fondamentalmente dal comprendere come mai, nonostante la centralità dell'Italia, nonostante la centralità in particolare in questo caso del porto di Genova, molti operatori, molte aziende, molti armatori preferiscano vie diverse piuttosto che la via genovese o comunque la via italiana. Quindi, partendo da un esempio, da una tratta Singapore-Milano nella variante Genova o via inversa, è emerso che nonostante la posizione appunto strategica di Genova, la tratta italiana implicava una maggiore variabilità nel tempo stimato per il trasporto. Infatti per Genova il tempo stimato è dai 20 ai 28 giorni, quindi ci sono 8 giorni di differenza, mentre tra Anversa è 25-27. Di conseguenza Anversa riesce evidentemente, per un sistema efficiente di trasporto all'interno anche all'interno del porto, ad avere un tempo imprevisto tra i 25 e i 27 giorni. La differenza nei tempi è sembrata derivare
sia dalla tratta terrestre sicuramente, ma anche dal tempo necessario ad attraversare il porto di Genova. Infatti, mentre il tempo necessario per attraversare il nostro porto è stato stimato, ripeto, sulla base di questo studio, tra i 3 e gli 11 giorni, quello per attraversare il porto di Anversa è stato stimato tra 3 e 5. Chiaramente, vedendo questo studio, poi sicuramente, cioè, questi sono studi che possono essere fatti, confutati e si possono prendere dei parametri diversi. Fatto sta, cioè, rimane il fatto che effettivamente un sistema italiano, un sistema di un porto italiano molto importante, in alcune casistiche, quindi su una tratta particolare presa, sembrerebbe essere allo stato generalmente non necessariamente meno efficiente, ma portare a una variabilità di tempo di gestione delle merci nel porto diverso o più critico rispetto a quello di un altro porto. La prima cosa che, a cui ho pensato nel momento in cui ho letto questo studio è stato, chiaramente dipende molto anche dal porto, dagli spazi portuali, da come le merci possono essere movimentate in un porto più in un altro, proprio dovuto agli spazi che, come sappiamo, Genova ma anche altri porti italiani soffrono la carenza di spazi. In realtà questo studio si ricollegava invece a un bel progetto che è stato sperimentato solo in alcuni porti italiani, e Genova è stata la capofila di questo progetto, e che risolve in parte una questione non con una banchina fisica ma con una banchina virtuale. Quindi se bastasse una banchina virtuale e quindi non dovessimo attendere i tempi di rubare spazio al mare e di creare anche le possibilità per rubare questi spazi, il pre-cleaning rappresenta un vero e proprio cambiamento, appunto, da il nostro titolo si avvicina molto quindi al cambiamento, alla velocità nei cambiamenti nel mondo dei trasporti. Il pre-clearing, oppure come è stato definito dall'Agenzia delle Dogane del Monopolio, lo sdoganamento delle merci in mare, rappresenta una rivoluzione nel mondo dei trasporti. Non tutti i porti sono pronti per questo tipo di sperimentazione, perché la sperimentazione che è stata avviata con questa nota che vedete alla 121784 del 2013 è stata resa possibile dall'introduzione dello sportello unico e dalla possibilità di avvalersi del sistema di monitoraggio del traffico navale attraverso le capitanerie di porto. Ora, lo sportello unico è stato un vero e proprio patto, nel senso che era già presente lo sportello unico nella finanziaria, la creazione dello sportello unico nella finanziaria del 2004, si è dovuto attendere un DPCM del 2010 ed è stato attuato poi nel gennaio 2011. E ancora, dicevo, molti porti non possono iniziare la sperimentazione perché non in tutti i porti è presente la possibilità di per gli operatori di interfacciarsi con lo sportello unico doganale. Scusate, lo sportello unico a cosa serve? Si pensa che in un'operazione di importazione e esportazione gli operatori devono presentare numerosissime istanze e interfacciarsi con oltre 18 amministrazioni. Lo sportello unico ha permesso e ha obbligato nei porti in cui si è riuscito ad attuarlo queste 18 amministrazioni a dialogare tra loro in maniera telematica e quindi di dare la possibilità agli operatori di interfacciarsi solo con un unico sportello che racchiude anche tutti i documenti che le altre 18 amministrazioni dovrebbero fornire. Il pre-clearing, dicevo, quindi lo sdoganamento e in mare, quindi la possibilità di presentare anticipatamente le dichiarazioni doganali prima quindi dell'arrivo della nave in porto, è stato reso possibile però anche
dall'introduzione del decreto legislativo 2005 che attuava una direttiva comunitaria, che è una direttiva e quindi un regolamento che sono state volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza navale, e che oltre a imporre una serie di previsioni, quindi oltre a prevedere una serie di previsioni, prevede che le navi abbiano a bordo un sistema di automatic identification, cosiddetto automatic identification system, per cui la capitaneria di porto è in grado di conoscere la posizione della nave, il momento di arrivo in porto e di seguirla nei suoi vari scali. In più, oltre a queste due imprescindibili elementi, perché si possa sperimentare nei porti il pre-clearing e quindi attuare il pre-clearing, è necessario un sistema di informatizzazione del porto, che nel porto di Genova è stato già sperimentato negli ultimi anni e che è stato definito come IPORT. Quindi il campo di applicazione del pre-clearing richiede che, quindi per poter applicare il pre-clearing è necessario che contemporaneamente si verificano le seguenti condizioni: che la nave sia monitorata dalla capitaneria di porto competente, per capitaneria di porto competente si intende quella di arrivo della nave, che nel porto di arrivo della merce oggetto di pre-clearing sia attiva lo sportello unico, e che poi siano in uso nei terminal delle procedure telematiche per la gestione della temporanea custodia delle merci. La modalità di svolgimento del pre-cleaning, come ho detto prima, è stata riportata nella nota dell'Agenzia delle Dogane del 2013, dell'ottobre del 2013. Io l'ho riportata in maniera semplificata, perché chiaramente diciamo che solo gli operatori, non è questo il luogo per scendere in tecnicismi doganali, e in ogni caso ci sono dei termini molto, effettivamente molto tecnici, che ho deciso di bypassare. Ad ogni modo, in questa nota, se andate su internet trovate agevolmente questa nota, sono riportati esattamente, quindi gli operatori possono effettivamente rendersi conto di tutti i minimi passaggi necessari per la realizzazione del pre-clearing. In maniera semplificata funziona in questo modo: il responsabile del manifesto, che è lo spedizioniere, prima che la nave arrivi in porto e dopo che la medesima abbia lasciato l'ultimo porto, quindi è necessario che la nave sia partita dall'ultimo porto per arrivare in quella di destinazione in cui sarà richiesto, per cui sarà richiesto il pre-clearing, predispone e trasmette in via telematica il manifesto merci in arrivo. Un draft del manifesto da trasmettere in via telematica è allegato alla nota dell'Agenzia delle Dogane, e lo trasmette all'ufficio delle Dogane. In questa prima fase il manifesto non sarà completo nella sua interezza, ma rappresenterà solo gli elementi identificativi della nave, l'arrivo della nave in porto, quindi l'orario e il porto di arrivo, cioè quegli elementi che sono necessari alla capitaneria per poter monitorare la nave. Quindi l'Agenzia delle Dogane trasmette il manifesto alla capitaneria di porto, la capitaneria di porto inizia il monitoraggio della nave, e da quel punto, da quel momento in poi, la dogana sceglie il momento in cui autorizzare la dichiarazione. E quindi se autorizza, quindi se non ci sono altre autorità che devono dare o meno, che devono dare il proprio assenso, e quindi la dogana ritiene di autorizzare il responsabile del manifesto alla convalida, lo fa, e convalidato il manifesto, il responsabile del manifesto fa praticamente un ultimo passaggio, che è quello in cui praticamente invia un record di chiusura del procedimento.
Nel momento in cui il responsabile del manifesto invia un record di chiusura del procedimento, ciò vuol dire che la nave è stata monitorata, l'agenzia delle dogane ha dato il suo assenso allo sdoganamento in mare della merce, arrivata la nave in porto, il monitoraggio finisce, le merci sono già dichiarate, si dichiarano, cioè le merci che sono state già dichiarate sono a quel punto o indirizzate, se necessario, ai controlli di sicurezza oppure sono direttamente svincolate. Questo chiaramente comporta una velocizzazione dei tempi necessari, che invece normalmente sono necessarie alle merci per ottenere tutte le autorizzazioni prima di uscire dal porto. Quindi questo è quello che vi dicevo prima, grazie. Quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che sia stata definita una banchina virtuale pre-cleaning, non è una definizione che ne do io, ma una definizione che ne ha dato proprio la Capitaneria di Porto e l'autorità portuale di Genova, in cui il primo contenitore è stato sdoganato il 5 marzo in pre-clearing, perché sono evidentemente molto contenti di questo tipo di gestione dello sdoganamento, che da un lato porta a compimento il processo, o comunque a un'evoluzione il processo dell'import, quindi dell'informatizzazione di ciò che della documentazione varia che deve essere fornita e che deve essere scambiata in porto, e poi è effettivamente come avere uno spazio maggiore, cioè si guadagna tempo e di conseguenza le merci è come se avessero più posto dove stare in porto, con evidentemente il minimo della spesa e comunque adeguandosi a dei canoni che sono già dei canoni che a livello europeo funzionano e stanno avendo molto successo. Quindi in conclusione, questo nuovo metodo di sdoganamento quindi permette una maggiore efficienza della catena logistica, che è sempre chiaramente l'obiettivo a cui mirare: l'efficienza, essere più efficienti negli altri porti, essere competitivi e sfruttare le potenzialità. La sperimentazione, come vi dicevo, è stata avviata in alcuni porti come Genova, La Spezia e Venezia. Ultimamente, in data 3 aprile, c'è una circolare di Spediporto che richiama l'attenzione degli operatori su una comunicazione congiunta data dall'autorità portuale e dall'agenzia delle dogane di Genova, che sostengono sostengono di impegnarsi affinché il pre-clearing diventi la procedura ordinaria per lo sdoganamento delle merci, e quindi si passi da una fase sperimentale a una fase prettamente veramente attuativa. Sembrerebbe da una prima valutazione che ci sia tra gli operatori soddisfazione su questo tipo di nuovo sdoganamento delle merci e sicuramente una riduzione dei tempi di permanenza dei container in porto. Ciò vuol dire che quello che era appunto il gap tra, nell'esempio fatto in precedenza, tra Genova e Anversa, quindi sulla imprevedibilità del passaggio delle merci nel porto di Genova, viene in un certo senso comunque ad accorciarsi, viene sicuramente a migliorare, semplicemente con l'introduzione di un sistema che sicuramente nella pratica, mi rendo conto, sarà più difficile, più complicato e meno cristallino di quello che sulla carta pare essere. Però la sperimentazione non è iniziata da tantissimo, Genova è il porto più all'avanguardia su questo tipo di sperimentazione, e si spera che questo renda comunque il porto più efficace e più competitivo.